Fabrizio Mingotto, tecnico e operatore, da una ventina d'anni lavorava nella serie di Bassano di Rete Veneta. Se n'è andato a soli 53 anni, lasciando chiunque lo abbia conosciuto nel profondo dolore. Perché Fabrizio, il nostro bicio, il nostro Fabriz, era una di quelle persone che non passano inosservate per la forza, per l'energia, per l'umiltà, la passione, la sorpresa e l'amore che metteva nelle cose che faceva. Tutti noi ricordiamo il suo sorriso, ma soprattutto la sua risata contagiosa che lasciava una scia di gioiosità mentre si allontanava. Amante della musica, che lo ha accompagnato sino all'ultimo e da cui lui stesso ha tratto forza ed energia per non arrendersi. Amante della corsa, della montagna, protagonista di numerosi trail che poi ci raccontava pieno d'orgoglio. Per lui una sfida continua, un continuo mettersi alla prova, testare le sue capacità e andare oltre. Tutti noi lo ricordiamo quando, dopo le riprese per i vari servizi TG, in pausa pranzo si cambiava, infilava la sua tutina e via, in missioni per noi profane inimmaginabili, ma per lui erano sciocchezze. Chilometri macinati sulle colline del Bassanese, immanciate di minuti che gli regalavano una gioia, una soddisfazione che poi faceva percepire a chi gli stava innanzi. Una parola sempre pronta per tutti, un sorriso vero sempre pronto per tutti. Un amore grande per la moglie Emanuela e per il figlio Enrico, la capacità di fare spallucce alle stranezze e alle avversità della vita, l'attenzione a non ferire mai il prossimo. Hai lottato sino all'ultimo istante, hai amato la vita sino all'ultimo istante. Il sole ti accoglie, caro Fabrizio, mentre raggiungi di corsa la vetta più alta, accompagnato dalla tua musica. Ciao, guerriero, noi non ti dimentichiamo.